Ciao a tutti ragazzi, bentrovati con un nostro nuovo video. Oggi andiamo a fare un giro con una bellezza. 510 cavalli, motore Ferrari, un sogno, una macchina stupenda, tantissime emozioni, tantissimo design, tantissima sportività come nella migliore tradizione Alfa Romeo. Andiamo a raccontarvela, a provarla e andiamo a cercare di trasmettere a voi tutte le emozioni che proveremo a girare, a fare un bel giro con una delle più belle vetture del marchio Alfa Romeo degli ultimi anni. Andiamo a provare la Giulia Quadrifoglio. Tanta tecnologia al servizio della Giulia Quadrifoglio, innanzitutto l'ampio utilizzo della fibra di carbonio che troviamo nel tetto della vettura, nella minigonna laterale e chiaramente all'avantreno nello splitter e nel profilo alare posteriore. Notevolissimo l'impianto frenante Brembo con dischi in acciaio, pinza monoblocco a 6 pistoncini all'avantreno e 4 al retrotreno, con una gomma Pirelli Trofeo R che garantisce un maggior handling all'avantreno e un maggiore stabilità al retrotreno. Sul cofano troviamo le due aperture che fanno sfogare i bollenti spiriti del V6 biturbo di derivazione Ferrari e, come potete vedere, una vettura che racchiude già visivamente tutto quello che è la cattiveria e la tradizione sportiva Alfa Romeo, ma è allo stesso tempo una vettura che si sa adattare bene a tutti i contesti, quindi maggiore emozione possibile in mappa race e capacità di adeguarsi al contesto magari stradale normale cittadino in mappa normal, tempi di reazione rapidi e capacità di emozionare come nessuna. Nella parte posteriore è maestoso il diffusore, nell'ambito del quale vengono incastonate sul lato sinistro, sul lato destro, gli scarichi, quindi 4 scarichi che sprigionano tutta la voce poderosa della Giulia Quadrifoglio. Uno degli aspetti tecnici più importanti e rilevanti sulla Giulia Quadrifoglio è sicuramente l'ala in fibra di carbonio posta all'avantreno, che permette sostanzialmente di regolarizzare i flussi d'aria che scorrono sotto la vettura e che vanno poi a defluire tramite il diffusore posteriore, garantendo un maggiore downforce alle altissime velocità. Una macchina incredibile, una macchina che permette di coniugare sia esigenze di vita quotidiana, perché può essere utilizzata come macchina di tutti i giorni, sia ovviamente esigenze di adrenalina, perché si può andare in pista, si può andare a sfruttare tutto quello che è il suo DNA in strade tortuose, in strade dove serve la componente di guida, ma soprattutto una macchina che è capace di far emozionare, quindi è una macchina che racchiude dentro di sé tutto quello che è la storia del marchio Alfa Romeo, che come sapete quest'anno compie 110 anni e ci sembrava giusto riuscire a onorare in qualche modo nel nostro piccolo il compleanno di Alfa Romeo provando quella che è sicuramente una delle vetture più belle mai realizzate da questo marchio. È un orgoglio italiano che speriamo che riesca sempre di più a essere rafforzato e, perché no, a entrare nel motorsport, perché questa è una vettura che merita di essere valorizzata anche nell'ambito del motorsport.
Cosa dire, ragazzi? Le sensazioni che abbiamo provato lungo le strade dei Colli Bolognesi su questa Giulia Quadrifoglio sono assolutamente strepitose. Una vettura che ha saputo trasmetterci tutta la sua forza generata dal V6 di derivazione Ferrari, ma anche e soprattutto ci ha impressionato con tutta la sua precisione. Aspetto questo amplificato non solo dall'handling intrinseco nella vettura stessa, ma anche dalla precisione del volante. L'abbiamo provata, come avete visto, in un percorso stretto e molto difficile, ma non si è mai scomposta, è sempre stata ferma, non si è mai intimorita, non ha mai avuto nessun tipo di defiance, insomma è una vera alfa che è entrata e rimarrà sicuramente nel cuore degli appassionati, perché forse è dai tempi della 75 che mancava una vettura così. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete like ai nostri canali Facebook, YouTube e Instagram e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!